Oggi dall'autodromo di Varano prende il via la 34esima edizione del Moto Estate. È una data importante, quella della Festa della Liberazione, che oggi si tinge dei variopinti colori delle carene delle moto, che tornano a rombare in quella che è stata ed è storicamente la casa del Moto Estate, l'autodromo dedicato a Riccardo Paletti. Si corre su una pista molto tecnica da 2350 metri con ben 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra. Abbiamo un paddock da ben 14.000 metri quadri, completamente riempito dai piloti e da tutti coloro che li accompagnano, che hanno dato un grande, grandissimo spettacolo. A questo punto non resta che sentire i motori e il rombo delle moto. Forza ragazzi, diamo gas! Incontrare Maurizio Morselli è sempre un piacere. La scorsa stagione gli ha dato un po' di soddisfazioni, ma sappiamo che quest'anno ha portato delle innovazioni e ce lo facciamo dire da lui. Intanto buongiorno a tutti e grazie del vostro intervento. Siamo qua per la prima gara del Race Attack 600. Abbiamo modificato le sospensioni e il cambio. Ci dovremmo trovare un po' meglio dell'anno scorso, vediamo, diamo il massimo. Intanto ringrazio anche il mio sponsor Atos che mi permette di essere qua. E soprattutto adesso c'è solo da guardare cosa facciamo. Alla mia età va bene perché adesso sono diventato nonno Barry qua in mezzo, non sono più un pilota normale. Tutto lì. E dopo ci vediamo a parco chiuso. Speriamo di aver fatto un risultato che ci appaghi e amo. Siamo con Simone Caccamo, gli altri anni ha sempre partecipato e corso con la categoria 125, quest'anno diciamo che ha fatto un salto in avanti, Simone. Sì, siamo passati al 600, una moto completamente diversa ai 125, comunque abbiamo fatto qualche test, siamo andati abbastanza bene, ora si guarda un po' di far bene in gara. Ci vediamo al parco chiuso, sì. Grazie Simone. A voi. È un concentrato di simpatia, velocità, passione, cuore. È William Benedett. Ciao William, che sensazione hai e come vuoi affrontare questo nuovo round di Moto Estate? La sensazione è bella, e questo round di Moto Estate comunque lo voglio affrontare meglio che gli altri anni, visto che comunque abbiamo anche la moto nuova, quindi spero di fare ottimi risultati e non le solite posizioni dell'anno scorso, insomma. E pronto, carico, e entusiasta di iniziare. Insomma. A volte distratto dalle ombrelline. A volte distratto dalle ombrelline, però dai, cerchiamo di essere concentrati durante la gara. È sempre una bella cosa, vogliamo incontrarti in griglia. Ciao Va William. Bene. Luca Partigliani, partenza in seconda fila, che prima manche ti aspetti? Ma intanto vediamo di fare una bella partenza e poi vediamo come vanno sti ragazzi davanti che vanno troppo forte. Simone, come sono andate le prove di qualifica? Cosa ti aspetti dalla gara? E le qualifiche diciamo potevano andare meglio perché abbiamo avuto dei problemi tecnici, però guardiamo di fare meglio in gara, si prova a fare meglio. Bentornati dal circuito di Varano, gara 1 per quanto concerne la Race Attack 600, quel del Riccardo Paletti, 2350 metri, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati. Ed allora, eccoci qui con una griglia di partenza che si compone con Liberini, Campanini, Vocchi in prima fila, seconda fila con Torlaschi, Partigliani, Coletto, mentre si spengono le luci, partenza, un paio di impennate. Caro il mio Andrea, mi sembra che Voc riesca a partire bene in prima posizione, gira in maniera abbastanza interessante mentre vado a completare la griglia di partenza con Como, Rolando Bettella, Cappelli, Zago, Nerde Pasquali nelle prime 12 posizioni. Intanto siamo già on board con Caccamo che
viene sopravanzato da un paio di piloti. Bella partenza, Andrea. Bella partenza ed è proprio Como, mi sembra, in seconda posizione. Sì, Como in seconda posizione. Sì, sì, Vok davanti, Como secondo. Vediamo adesso come si svolgerà, anche perché ricordiamo che la Race Attack 600, Andrea, conta due manche, gara 1 e gara 2, al meglio degli 8 giri, quindi una gara molto più snella, molto più veloce, sicuramente con molti sorpassi? Sicuramente con molti sorpassi, è una gara sprint, ci hanno sempre abituato a vedere un sacco di sorpassi nella Race Attack 600. E noi li stiamo evidentemente iniziando ad aspettare, speriamo di vedere un grande spettacolo mentre siamo a bordo con Simone Caccamo davanti, sempre Vok che continua a girare in maniera interessante mentre vanno via via incasellandosi tutti quanti gli altri piloti. Caccamo appunto, Taciti, De Padova, Specolizzi, Bassi, Boccellari, Benedet, Morselli, Regonesi, mentre gira Lorenzo Vok, primo, secondo Como, terzo Liberini. L'anno scorso fu un grande Liberini. Sì, esatto, l'anno scorso mi pare... Esatto, intanto Benedet l'attacco e scavalca Martinelli. E quindi dai, secondo me sarà... Anche perché bene o male sono i soliti tre dell'anno scorso. Sì, pareggiano, si invoca, l'anno scorso non partì benissimo ma fece un finale di stagione interessante che lasciava ben presagire, mentre intanto mi sembra che Liberini si stia incollando a Como. Sì, anzi, stava quasi per tentare un sorpasso, lo sta un po' studiando. Dritto! Sì. È proprio Coletto, un dritto, guarda, era lì che combatteva contro Orlaschi per la quinta piazza. Mi sembra che proprio Coletto, infatti vedi bandiere verde, bandiere blu che sventolano, dritto da parte di Coletto. Speriamo che riesca a rientrare, vedremo anche dove, mentre siamo on board con William Benedet che in precedenza ha scavalcato Martinelli in avvio di secondo giro. Esatto, esatto, quindi dai, vediamo se ha modo di rientrare, ma penso di sì perché sembra proprio che la moto non abbia avuto nessun tipo di... Nessun tipo di danno, Andrea, intanto possiamo anche dire qui l'usura delle gomme non c'è, non esiste? No, no, sicuramente no, con questi pochi giri poi le gomme che utilizzano loro sono Liberini gomme... Liberini ha scavalcato Como, Liberini ha scavalcato Como e si getta all'attacco di Lorenzo Vok. Esatto, esatto, quindi adesso bisogna vedere due aspetti, se Como ne ha per stare assieme a Liberini e non mollare il gruppetto dei primi due. E se Liberini ne ha per andare a prendere Vok. Benedetti intanto prova l'attacco rispedito al mittente da parte di Specolizzi. Stanno combattendo. Coletto è rientrato in quindicesima piazza, quindi segno che è riuscito a rientrare. Zagonero ottavo, decimo Di Pasquali, nono Rolando, Cappelli, poi Partigliani, Boccellari, Bassi, ancora William Benedet che prova a passare Specolizzi. Questa volta ci riesce, probabilmente, forse vediamo, forse va largo. Vediamo se la riprende. Non riesce a concludere il sorpasso. Se l'era preparato, apparecchiato bene, ma non è riuscito a scavalcarlo. No, quella è una frenata un po'. Se ne vanno un po' i primi particolare. Due. Andre, se ne vanno. Tra l'altro, Como ripreso da Campanini in maniera molto importante. In Ruenta si sta creando un doppio gruppo. I primi due davanti, Vok Liberini, ma poi soprattutto Como Campanini Torlaschi che si stanno mettendo a trenino. Sì, esatto, vediamo che appunto i primi due... Eccolo lì, forse c'è il sorpasso, Como scavalcato, forse fin troppo facile, no! Mazza. Cade Campanini, incredibile! Ha dato anche una bella botta, una bella pagaiata a Campanini, che peccato! E andiamo a rivederlo, il replay! Scappato l'anteriore, proprio in frenata lì, cerchi di portare la moto dentro e... Ha scavalcato in maniera fin troppo facile Campanini, il buon Como, e poi si è sdraiato, accasciato per terra. Speriamo nulla di grave per il ragazzo Simone Campanini che aveva girato in seconda piazza durante le qualifiche con il suo numero 127 caduto. Intanto siamo andati a vedere qualche slow motion. Anche perché ci auguriamo che la moto non abbia nulla di grave, che potrebbe partecipare a gara 2. Esatto, Partigliani una partita. William Benedet questa volta forse... Vediamo se tiene, perché ancora forse va largo. Sì, gran sorpasso. William Benedet su Specolizzi, bravissimo. E siamo intanto a metà gara, dai. Metà gara, Vok Liberini davanti. Attenzione, Benedet scatenato, si affaccia alle spalle di Boccellari e prova addirittura a sopravanzarlo senza riuscirci. Siamo a metà gara, Vok Liberini davanti. Chissà che non se ne dia. Grande Benedet. Qui rombo di moto incredibile da parte di William, vediamo se riesce a tenerla. Sì, ce la fa, bravissimo William Benedet, doppio sorpasso intanto davanti. Vok e Liberini creano un vuoto, sono vicini però. Sono vicini e mi dà quasi l'idea che Liberini si stia avvicinando abbastanza in fretta.
Però ti posso dire una cosa, è abbastanza importante il divario tra i primi due. Certo. L'altro gruppetto, Como, Torlaschi, ma anche gli altri, molto lontani. Sì, in poco meno di 4 giri. In realtà poi ce ne sono 7, esatto, di piloti là, perché c'è Bettella, c'è Cacca, Muzzagoner, Rolando, Di Pasquali, Partigliani, che aveva fatto una gran qualifica, ma che adesso si trova veramente, tra virgolette, infognato in decima posizione. Lui partiva dalla quinta piazza. Esatto, sì, hai effettivamente ragione. Da questa ripresa dall'alto, si diciamo, si può notare importanti, sì. È anche strano così, pochi giri in mano. Madonna, che William frenata. Benedetti, qua va largo. Ho detto che frenata un po' troppo. Infatti, eccolo qui, cade purtroppo William. Speriamo nulla di grave. Andiamo a rivederla on board. Aveva. Senza te non è riuscito a tenerla in tempo. Vabbè, ha frenato troppo in avanti e poi era troppo interno. Si è accasciato William, nulla di grave. Questo è un suo slow motion in evidenza rispetto a una parte precedente di gara. Siamo curiosissimi di vedere là davanti come se la giocano Vok e Liberini, che sono partiti forti. In realtà Liberini terzo, poi ha sopravanzato Como, adesso si è scansato. Siamo on board con Caccamo, che si trova in sesta, sopravanzato Cacamo da Zagoner, che lo infila. Vediamo se lo rispedisce. Forse, l'attacco non riesce a contrattaccare, anzi no, forse quello è Bettella addirittura. Potrebbe, no, fare qua in fondo, se si attacca bene qua, guarda, potrebbe tirargli la frenata. Ed infatti era proprio Zagoner, grande controsorpasso di Simone Cacamo, che va a rinfilarsi davanti ad Andrea Zagoner come se le stanno dando. Però tantissima sportività, Andrea. Assolutamente, sempre, questo in prima linea, la sportività. La sportività sempre è il must da parte del Trofeo Moto Estate. Vediamo anche adesso come gira Cacamo, che a questo punto può anche andare a sfidare Bettella, che non è così lontano, mentre davanti sono sempre Vok, Liberini si è avvicinato tantissimo. Si è avvicinato e in realtà vedo Torlaschi forse un po' più in difficoltà per passare Como. In questo momento vedo più vicino, guarda Liberini, eccolo, no, però gli sta col fiato, esatto, sul collo, esatto. Ti dico, sta aspettando il momento giusto? Sì, anche perché Morselli, guardalo Mauri, grande, come Mauri se la trotterella su Martinelli, tranquillo, chiude, gran sorpasso di Maurizio Morselli. Morselli, vedi, ci regala questi sorpassi inaspettati. Poi lo sappiamo che Mauri in partenza è sempre il numero uno, è più lesto, però poi si va a rifare, soprattutto cammin facendo. Andiamo a vedere, eccolo qua, proprio uno slow motion. Maurizio è un falso vecchio, è vero, è un falso vecchio. Mauri, lo vedevamo qui dietro Francesco Martinelli con una moto decisamente diversa rispetto a quella di tutti gli altri. Sì, ha una naked, una moto senza... moto da cross a momenti, sì. sì, un mezzo motard, esatto. Qui siamo sempre Vok, Liberini, addirittura i primi doppiaggi, no, penso. Sì, invece. Primi doppiaggi, attenzione, sesto giro, perché qui stiamo per entrare nel penultimo, Andre, e allora sono appaiatissimi, mentre qualcuno se ne va in box, qualche problema. In realtà non è ancora l'ultimo, sì, giusto, il penultimo. No, esatto, il penultimo, sì. Li dobbiamo seguire veramente in maniera importante, anche perché poi, sai, uno si può anche accontentare per dire mi vado a giocare tutto in gara 2. Sì, qua secondo me è la prima gara dell'anno, nessuno si accontenta, nessuno fa calcoli, quindi... Ci provano tutti, no. Como Torlaschi, mamma mia, guarda come si alza il drone dall'alto. Chi è Vok? No, non ci credo. Colpo di scena. È Lorenzo Vok. Peccatissimo, guardalo lì, non riesce a rimettersi in pinsella. Lorenzo Vok ha perso, è caduto, e allora a questo punto Liberini a strada spianatissima al massimo, e per andare si cambia a vincere. Si mescolano tanto le carte, Como quindi si troverebbe in seconda posizione, esatto. Torlaschi in terza. Guardalo qui, Liberini, Andrea Liberini, che a questo punto sogna la vittoria, la sogna, più che la sogna, a questo punto ce l'ha lì a portata di mano. Como Torlaschi a giocarsi la seconda piazza clamorosamente, perché a questo punto non è più questione di terza, e indietro invece a questo punto, eccolo qua, infatti ci arriva l'ufficialità: Liberini, Como, Torlaschi, Bettella, Zagoner, Caccamo, Rolando, Coletto, Di Pasquali, Bassi, Cappelli, Bocellari, De Padova, Tacitis, Peretta. È rientrato in qualche maniera Vok, ma in sedicesima posizione, che peccato! Che peccato.
peccato sì, quando sei in testa e vai fuori al penultimo giro. Non abbiamo neanche avuto modo di capire quale sia stato il problema, cioè non c'è stato tanto. Caccamo si trova alle spalle di una battaglia, grande sorpasso da parte di Zagoner su Bettelle. A questo punto anche Caccamo vuole iscriversi a referto, questi se le danno fino alla fine, di santa ragione. Eh sì, da dietro ci regalano sempre nelle retrovie, anche perché davanti ormai è tutto un po' stabilizzato. Sì, a parte Como Torlaschi che potrebbero giocarsi. Attenzione, la seconda piazza, scavalcato Caccamo da Rolando, vediamo se prova a restituirla. Mamma mia che incrocio, a momenti si toccano. Mamma, grandissima suspense per le posizioni dalla quarta all'ottava praticamente, Andre. Ancora Caccamo, vediamo qui sorpasso di Caccamo, doppio sorpasso clamoroso di Simone Caccamo su Rolando. Mamma mia, ma che ha fatto Caccamo? Nel frattempo Liberini vince, esulta Liberini dietro. Che è successo anche dietro? No, è un doppiato. È un doppiato. Como Torlaschi dovrebbero chiudere secondo e terzo, ed è un grandissimo risultato per entrambi, con Torlaschi che partiva a quarto, si trova a terzo. Vediamo come chiudono dietro Bettella, Caccamo, Rolando, Zagoner, Coletto, Di Pasquali, Bassi, Cappelli, Boccellari, De Padova. Quindi Caccamo quinto, si riesce a piazzare. Andiamo a dare quella che è la prima griglia finale, perché evidentemente aspettiamo a questo punto gara 2 per andare a definire quella finale. Vince Liberini, alle spalle Como e Torlaschi. Non c'è evidentemente la... Non avremo la premiazione finale, Andre, perché andiamo diretti a gara 2. A questo punto ci aspettiamo grandissime, belle pagaiate tra i due. Assolutamente, ci vediamo in gara 2. Ciao ciao. A dopo. Con Luca Partigliani, prima della fine della gara, cosa è successo, Luca? Sono rimasto senza freni. Sono andato dritto. Sono partito malissimo perché qualcuno davanti si è mosso prima. Mi ha confuso un po' e la moto mi si è impennata, mi hanno sfilato in tanti, ho cominciato a sorpassare, ma sono rimasto senza freni e alla X sono andato dritto fino contro le protezioni e ho deciso di fermarmi, che non aveva senso tornare in pista, rischiare anche di far male a qualcuno, e meglio fermarsi. Per cui non puoi affrontare gara 2? Intanto di fare un bello spurgo ai freni e vedere, non ho mai avuto problemi. Prima di ogni gara, di ogni manche, controllo tutto, però qualcosa è andato storto nell'impianto. Vediamo. Vogliamo rivederti. Sì, dopo. Ciao. Grazie. Ciao. Con Maurizio Morselli al termine di gara 1. Ciao Maurizio. Gara 1 è un bordello, perché alla prima curva tutti pensano di fare la gara, non hanno capito che c'è 8 giri. Bomba di qui, bomba di là e gli altri vanno. Comunque sono contento lo stesso, dai. Non me ne sono accorto. Io ho passato uno lì convinto che era un altro giro. Dopo ho visto che vanno tutti piano, va bene, dai. Fisicamente ci siamo, quello è più importante. Bene, ottimo. Ci vediamo dopo. Ciao, grazie. 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 Siamo con William Benedet. Avremmo voluto incontrarlo in un'altra occasione. Sappiamo che ha avuto dei problemi. Ha tentato di fare delle varianti che lo hanno portato poi ad avere delle problematiche già in partenza. Però facciamoci raccontare da lui com'è andata veramente. Ma sì, la qualifica è stato un disastro e poi in gara ho tentato di recuperare, troppa foga di recuperare mi ha portato l'errore e niente, sono cose che capitano, esperienza, la prossima volta starò un po' più calmo cercando di non fare questi errori che alla fine sono veramente stupidi. Mi dispiace perché non potrò partecipare a gara 2. Mi sono fatto un po' male, quindi non me la sento di correre in gara 2. Basta, l'unico dispiacere è quello.